Ciao internet! È uno spettacolo, vero? È davvero uno spettacolo. Lei si chiama Gemma Ward ed è obiettivamente di una bellezza da togliere il respiro. E ha anche un'altra particolarità. È una degli emblemi dei White Supremacist, di quel gruppo di nazionalisti e razzisti che tendono a esaltare e a mitizzare la razza bianca. Se non fossimo all'interno di un vlog come adesso, direi un branco di nazisti di merda, ma non importa, lasciamo perdere. Infatti la sua foto, come quella di una serie di altre modelle di una bellezza devastante, appaiono di routine all'interno di tutta una serie di meme di internet e di post su una serie di account Twitter come questo. Dove si mostra la differenza tra i mostri e invece gli esseri umani belli. Oppure ancora come questo. Dove si dice che nella realtà chiedere ai bianchi di non fare figli per la sovrappopolazione è come chiedere agli elfi di non procreare per dare il mondo in mano agli orchi. Lasciando ovviamente supporre che i neri sono gli orchi. Indipendentemente dal fatto che questi account continuano ad essere presenti nonostante qualche piccolissimo problema di razzismo, ma proprio minimo, tipo questo. Ecco, nonostante addirittura si auspichi una soluzione finale per queste persone, e Twitter ovviamente non muova un dito, ma ci siamo abituati al fatto che a Twitter piacciono tanto gli estremisti di destra, nonostante questo, hanno una particolarità le ragazze come lei. Non hanno la più pallida idea di essere parte di questa propaganda pro-mitizzazione del bianco. Già, perché le immagini vengono prese senza il loro consenso. E qui scattano tutta una serie di problematiche abbastanza importanti anche reputazionali. Dov'è la tua fotografia? Come viene usata la tua fotografia? È inutile che in questo momento stia qua a raccontarvi ad esempio di come vengono usate le fotografie dei vostri figli che tanto stupidamente mettete online in maniera totalmente liberale e che finiscono al meglio in spot come quelli, al peggio lascerei alla vostra immaginazione, ma non è difficile arrivarci. Ecco, qual è il diritto di una persona di gestire la propria immagine e soprattutto di gestirla una volta che viene usata in questo modo? È una situazione complessa ed è una di quelle parti più o meno grigie che hanno a che fare con i diritti più che altro del fotografo, più che della modella. Anche perché il fotografo ha una serie di libertà su come utilizzare le proprie immagini, anche se in questo caso anche il fotografo pare essere totalmente all'oscuro di quello che sta accadendo. La domanda molto semplice è: cosa fare in questi casi? Per voi è giusto rimuoverli o è giusto lasciare che venga utilizzata la faccia di qualcun altro, magari vostra figlia, vostra moglie, in spot di questo tipo? Fatemelo sapere, sono molto curioso di capire la vostra opinione. Ciao, sono Matteo e 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, pubblico un video per aggiornarti sui nuovi temi di tecnologia, di comunicazione digitale e di reputazione digitale. Se non vuoi perderti i miei video, puoi iscriverti alla pagina Facebook e al canale YouTube, che ti notificherà ogni volta che un nuovo video viene pubblicato. Per il resto, qui sotto trovi altri video che puoi andare a vedere e state preparati.